aspettando la Sardinia Wine Marathon, proseguiamo i nostri incontri con i soggetti direttamente coinvolti nell'iniziativa. Usini è il primo, è il comune coinvolto nella prima edizione della Sardinia Wine Marathon. Come vede questo connubio vino e territorio e sport? Io lo vedo benissimo, perché una delle mission, come si usa dire adesso, del comune di Usini sul vino è da anni che investe in manifestazioni, quindi questa sarà un'ulteriore occasione per proiettare il nostro territorio fuori dai limiti regionali e forse anche continentali. Avete anche dei progetti per il futuro, per promuovere e valorizzare il vino di Usini? Intanto il progetto è quello di continuare a incoraggiare i produttori a produrre con intelligenza bene e proporre al mercato un buon prodotto. Per incoraggiarli cosa facciamo? Facciamo delle manifestazioni investendo delle risorse che per il nostro comune sono abbastanza importanti, che attirano a Usini molte persone, che danno una mano ai produttori a presentare il loro prodotto. Quindi credo che questo sia il compito dell'amministrazione e che noi stiamo cercando di assolvere al meglio. Quindi proseguiamo nei lavori tutti uniti. E certo, soprattutto tutti uniti, perché da soli non andremo da nessuna parte. A Usini c'è un gran vino, ma che non basta manco a spegnere la sete degli usinesi, quindi abbiamo bisogno del territorio. Siccome il vino non è solo a Usini, è nel territorio, io faccio un appello ai comuni dove ancora si coltiva l'uva, di unirsi con i comuni che stanno da qualche anno lavorando in questo settore, e non per voler primeggiare, ma perché abbiamo già aperto una strada che però, se ci vengono appresso assieme, questa strada riusciamo forse ad allargarla.